Ok, la pace fiscale ha diversi disegni dentro, diverse cose. C'è una componente che è un pezzettino di condono, diciamola tutta, Ah, ho usato la che parola condono. Grazie, Garavaglia. Lei dice cose chiare. No, è... Ma perché io sono d'accordo con lei. C'è il pezzo di condono, è bene dirlo. è un pezzettino Bene che dirlo. riguarda la dichiarazione integrativa e la spieghiamo, e spieghiamo anche la ratio. Tutto il resto invece però è pace fiscale. Allora, mi spiego. C'è una componente stralcio delle vecchie cartelle, vecchie inteso 2000-2010, sotto i 1000 euro. Le cartelline le abbiamo chiamate Sì, noi, che sono piccine. cartelline. Perché? Ma anche quella fa venire un po' di mal di fegato, Hai perché voglia, non ti è fa venire giusto mal che di chi fegato. non ha pagato le multe venga abbonato. Il problema vero, diciamo la verità, costa di più andare a prenderle che a cancellarle. Il Quindi è costo una è misura di buon maggiore, è una senso. misura È di con buon noi senso. di buon È di senso, mi buon dice lei. senso. Costa. In più, libera l'Agenzia delle Entrate di una mole enorme, di lavoro inutile per concentrarsi sul lavoro serio, andare a beccare le cose dove invece c'è da lavorarci. Pulisce i bilanci dei comuni che hanno dentro questa partita finta. Ci sono comuni che hanno enormi, partite finte e quindi vengono Quindi cancellate. dice Garavaglia, un po' di malox ci vuole perché ha pagato Esatto. la multa, ma per noi vale la pena. Però vale la pena perché ti libera tanta attività dell'agenzia che si può concentrare su quello che conviene. E questa è la parte Andiamo stralcio avanti, andiamo al totale. condono. Poi, no, no, poi in mezzo c'è la parte di pace fiscale vera. Allora, oggi ci sono 400.000, 2017, 400.000 pendenze di contenzioso tributario. L'Agenzia delle Entrate vince una volta su due. Vuol dire che una volta su due il povero contribuente fa il processo e c'ha ragione lui. Allora noi diamo la possibilità di uscire subito. Dopo il primo grado paghi un X, esci. Dopo il secondo paghi un X, esci. Questo qua, che beneficio dà all'imprenditore? Non deve rimanere fino in fondo, a meno sia convinto di avere ragione al 200.000%, però si sa come funziona in Italia, non è detto che anche se hai ragione alla fine ti viene data. Chiudi la partita e Chiudi ricominci a la vivere. partita, ricominci a vivere, liberi i fidi in banca, ricominci a lavorare serenamente. Questo vale contenzioso e precontenzioso. Questa è una misura strutturale e quindi serve davvero per togliere tantissimo. Andiamo al condono. La dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa. Si dà la possibilità a chi ha dichiarato nei 5 anni precedenti, quindi non parliamo di evasori totali che vanno perseguiti nella maniera più corretta e dura. Chi ha dichiarato ha la possibilità di integrare la propria dichiarazione, diciamo che per un motivo o per l'altro non ha dichiarato tutto, si è sbagliato, non aveva le risorse, quello che è, al 30% pagando però per tutti i 5 anni precedenti. Questa è, chiamiamolo condono, mini, perché è una cosa minimale, ma che si rivolge a un target particolare di chi fa le dichiarazioni, per un motivo o per l'altro non è stato fedele fino in fondo, si mette in regola Adesso questa è una domanda e importante da da farti. lì in poi alza l'imponibile e La paga mia domanda sempre. però è questa. Io ho dichiarato 70.000 euro e ne ho tenuti da parte.